Santità, io dico, tento di dire, come è sorto in me un atteggiamento, Dio avrebbe benedetto come ha voluto, ma che io non potevo né prevedere né tantomeno volere. Che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Nessuna domanda mi aveva colpito nella vita come questa. C'è stato un solo uomo al mondo che mi poteva rispondere, ponendo una nuova domanda: qual vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà se stesso? Che cosa l'uomo potrà dare in cambio di sé? Nessuna domanda mi sono sentito rivolgere così che mi abbia lasciato come il fiato ammozzato come questa di Cristo. Solo Cristo si prende a cuore tutta la mia umanità. È lo stupore di Dionigi l'Areopagita. Chi ci potrà mai parlare dell'amore all'uomo proprio di Cristo, traboccante di pace? Mi ripeto queste parole da più di 50 anni. La Redemptor Hominis è entrata nel nostro orizzonte come bagliore, in piene tenebre avvolgenti la terra oscura dell'uomo di oggi, con tutte le sue confuse domande. Grazie, Santità. È una semplicità del cuore, comunque, che mi faceva sentire e riconoscere come eccezionale Cristo. Signore Dio, dice un'orazione della liturgia ambrosiana antica. Signore Dio, nella semplicità del mio cuore, lietamente ti ho dato tutto. Che il riconoscimento poi sia vero, si vede dal fatto che la vita così ha un'ultima tenace capacità di letizia. E come questa letizia che mi riempie il cuore e anche la voce in tanti momenti può essere scoperta vera, ragionevole all'uomo di oggi. Perché quell'uomo risorto, Gesù di Nazareth, è la realtà da cui dipende tutta la positività della esistenza di ogni uomo. Ogni esperienza terrena vissuta nello spirito di Gesù fiorisce nell'Eterno. Questa fioritura non sboccerà solo alla fine del tempo. Essa è già iniziata nel crepuscolo della Pasqua. Lo spirito di Gesù, cioè del Verbo fatto carne, si rende sperimentabile per l'uomo di ogni giorno nel cambiamento radicale che produce in chi si imbatte in Lui e, come Giovanni e Andrea, lo segue. Così la grazia di Gesù per me è diventata l'esperienza di una fede che nella Santa Chiesa, cioè nel popolo cristiano, si è svelata come una chiamata ad alimentare il nuovo Israele di Dio. Ho visto il tuo popolo con grandissima gioia riconoscere l'esistenza come offerta a te. Continua la preghiera della liturgia. Ho visto così, dico io, succedere il formarsi di un popolo in nome di Cristo. Tutto in me è diventato veramente più religioso, fino alla coscienza tesa a scoprire
che Dio è tutto in tutto. È diventato fattore in questo popolo la letizia come decisivo fattore della propria storia, come positività ultima e quindi come gioia. Quello che poteva sembrare al massimo un'esperienza singolare diventava un protagonista dentro la storia, perciò strumento della missione dell'unico popolo di Dio. Questo ora fonda la ricerca della unità espressa tra di noi. Signore Dio, conclude il prezioso testo della liturgia. Signore Dio, salva questa disposizione del loro cuore. L'infedeltà sempre rinsorge nel nostro cuore, anche di fronte alle cose più belle e più vere, in cui davanti all'umanità di Dio e all'originale semplicità dell'uomo, l'uomo può venire meno per debolezza o preconcetto, come Giuda e Pietro. Pure l'esperienza personale della infedeltà, che sempre insorge, rivelando l'imperfezione di ogni gesto umano, urge la continua memoria di Cristo. Al grido disperato del pastore Brandt, nell'omonimo dramma di Ibsen, può dunque la volontà di un uomo non conseguire una sola parte di salvezza? A questo grido disperato risponde l'umile positività di Santa Teresa del Bambino Gesù: quando sono caritatevole è solo Gesù che agisce in me. Tutto ciò che la libertà dell'uomo, sempre implicata dal mistero, ha come suprema, inattaccabile forma espressiva è la preghiera. È la preghiera. Per questo la libertà si pone, secondo tutta la sua vera natura, come domanda di adesione a Cristo, cioè all'essere, anche dentro l'incapacità, dentro la debolezza grande dell'uomo, è destinata a perdurare l'affezione a Cristo. In questo senso, in Cristo il mistero appare nel suo rapporto ultimo con la creatura come misericordia, dives in misericordia. Il mistero della misericordia sfonda ogni immagine umana di tranquillità e di disperazione. Anche il sentimento del perdono è dentro il mistero di Cristo. Il mistero come misericordia resta l'ultima parola anche in tutte le brutte possibilità della storia. Così l'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo, mendicante di Cristo.